Franco Baresi a Pescara, un'emozione per tutti, un campionissimo, un leader silenzioso, uno che a 17 anni ha giocato da titolare la prima col Milan, la sua vita. Nell'anno successivo, 1979, ha vinto il primo scudetto con i rossoneri, lo scudetto della Stella. Ne arriveranno altri 5, poi 3 Champions, 2 Coppe Intercontinentali, già campione del mondo con l'Italia nell'82. Berzot lo convoca malgrado la retrocessione in B del suo Milan, annus horribilis. Vice campione del mondo a USA 94, finale persa dopo i rigori con la Brasile. Le sue lacrime ci commuovono ancora. Col Milan trofei a non finire, anche 58 partite consecutive senza sconfitte, record dal 26 maggio 1991 al 14 marzo 1993. Eppure in quel lasso di tempo il Milan di Fabio Capello andò vicinissimo al KO, proprio all'Adriatico. Storia di 30 anni fa, 13 settembre 1992, Pescara-Milan 4-5. I biancazzurri di Galeone in vantaggio addirittura per 4-2 prima che si scatenasse un certo Marco Van Basten. Franco Baresi, campione dentro e fuori, profilo sempre basso. Lo scorso anno di suo pugno decide di scrivere un libro dal titolo Libero di sognare. Qual è stata la musa ispiratrice e, se vogliamo, qual è il messaggio che vuole trasmettere attraverso questo libro? Ma ho voluto scrivere questo libro, raccontare un po' la mia storia, che ho voluto dare un messaggio ai giovani che possa essere di stimolo e di ispirazione, perché alla fine cosa c'è dietro al successo, i traguardi. Quindi racconto che anche contro l'avversità, le difficoltà della vita che uno può incontrare, uno ce la può fare. Il libro di sognare per questo, che sognare si può, come è capitato a me. Da bambino avevo dei sogni che poi sono riuscito a realizzare, e quindi racconto un po' cosa uno è disponibile a fare, a sacrificare, a rinunciare per poter ambire a raggiungere quello che uno poi desidera. Ecco, questo è un messaggio importante, soprattutto se ci rapportiamo all'era che stiamo vivendo, perché i giovani oggettivamente hanno poca propensione al sacrificio. Ora i giovani sicuramente hanno tante distrazioni, hanno tante cose in testa, quindi sono molto più svegli, i social che ci hanno invaso, quindi bisogna avere sicuramente sapere che il mondo va avanti, bisogna adeguarsi, quello credo che sia giusto. Però avere sempre quell'equilibrio, ma racconto un po' tutto quello che io ho dovuto attraversare. Racconto appunto che il talento è importante, ma dietro il talento ci vuole spirito di sacrificio, bisogna fare tanti allenamenti, ci vuole sacrificarsi, e quindi bisogna sapere che per ottenere bisogna anche dare. E poi la fortuna di incontrare anche le persone giuste, perché il ragazzo giovane tante volte la fortuna la fa chi lo gestisce. Abbiamo anche noi la responsabilità verso i giovani, che quando iniziano hanno una grande passione, hanno un grande entusiasmo, e quindi essere bravi ad alimentarlo, questo di non fargli passare quella passione che uno ha, e quindi sviluppare il loro talento, e sapere, quindi pensare sempre che prima c'è la persona e poi l'atleta. Lei è un'icona del calcio italiano e non solo, è una bandiera, 20 anni di Milan, oltre 700 presenze, considerando anche le competizioni internazionali, Coppa Italia e via dicendo, tanti successi abbiamo detto inizialmente. Ecco, una bandiera, non esistono più, perché secondo lei? Ma io credo che il calcio è cambiato moltissimo, e quindi quando giocavo io, quando anni 90, c'erano meno opportunità anche per i giocatori per andare all'estero, quindi magari se giocassi ora anch'io forse, però ripeto, io credo che si debba tornare a essere, sicuramente capire anche i valori dove il senso di appartenenza, di riconoscenza, che magari viene un po' meno ora, ecco, forse quello, dove i calciatori vengono travolti da interessi, da guadagni che sicuramente sono quelli che poi condizionano poi la permanenza di un giocatore verso un club. Però credo che possiamo ancora avere la speranza che possano ancora esserci i Totti, i Maldini, Del Piero, e quindi credo che ancora abbiamo spazio, e credo che piano piano tornerà ancora questo attaccamento.
Assolutamente, facendo un esempio anche meno eclatante dal punto di vista tecnico, Magnanelli del Sassuolo, 17 anni, no? Dalla C2 alla Serie A, insomma, ha concluso proprio la carriera a 37 anni come lei, del resto. Ecco, i suoi ricordi, sicuramente l'esordio in Serie A, non aveva ancora compiuto 18 anni, se non vado errato, il 23 aprile 78 Nils Liedholm non ci ha pensato su due volte, ma gli ha da titolare a Verona. Ah beh, sì, lo ricordo sempre con grande... così, emozione, l'esordio, chiaro che non si scorda mai. In panchina c'erano due icone come Liedholm e Rocco, e quindi per me, pensandoci ora, è stata veramente una grande gioia. E poi insomma, lì è iniziata tutta la mia carriera. Un Milan stellare, quello del 92-93, allenatore Fabio Capello, il Pescara di Giovanni Galeone, fece tremare quel Milan. Ricordo quella partita molto particolare, perché finì 5-4, quindi la gente si divertì sicuramente, però è stata, quel Pescara giocava un bellissimo calcio, e so che a Pescara hanno buon gusto, e so che pretendono sempre il bel gioco da Galeone a Zeman, e quindi quel Pescara ci creò dei problemi, per fortuna insomma avevamo dei giocatori che poi fecero la differenza. Lei ha avuto tanti allenatori importanti, sicuramente Sacchi è stato il mentore, immaginiamo, no? In quel periodo ha rivoluzionato il calcio, no? Beh sì, in quegli anni Sacchi è stato fondamentale, con Berlusconi credo che abbia visto lontano nella sua scelta, e lui portò veramente idee, innovazioni, organizzazione, e poi con grandi campioni a disposizione che ha avuto, siamo riusciti a fare un calcio che poi ha stimolato tutto il calcio italiano, insomma un calcio propositivo, offensivo, organizzato, facciamo delle grandi cose. Un cambio di mentalità che stenta ad acquisire secondo lei il calcio italiano? Ma abbiamo passato alcuni anni facendo fatica, è chiaro che la concorrenza in Europa è tanta, gli investimenti in certi club non puoi stargli dietro, e quindi abbiamo patito un po' questo, però il calcio italiano sta tornando, i club possiamo tornare ad essere competitivi anche in Europa, mi auguro che il calcio italiano poi sia bravo anche a tutelare il nostro movimento, perché poi soffriamo poi con la nazionale, perché i tanti stranieri tolgono anche spazio. Questa è un'altra tematica importante, anche perché insomma dalle stelle alle stalle, no? Luglio 2021, Italia campione d'Europa, a distanza di qualche mese, seconda esclusione consecutiva dei mondiali per mano della Macedonia, non una big. Beh, sicuramente c'è una grande... C'è stato... Qual è la verità secondo Barile? È difficile trovare, perché arrivavamo dagli europei, avendo fatto anche un bel calcio, entusiasmando. Purtroppo bisogna essere attenti e valutare molto più in là, insomma, che il nostro calcio ha bisogno di giocatori che giochino a livelli importanti nei propri club, e quindi i club importanti ora sono meno di qualche anno fa, e allora ne soffre poi nella capacità di durare poi tanti anni a certi livelli. Tra l'altro c'è una società di Pescara che è affiliata al Milan dal 2010, se non vado errato, la Gladius, che siamo andati spesso a trovare, e abbiamo sempre affrontato questo tema, no? Al giovane di oggi, però sono cambiati i tempi, manca la palestra della strada, anche questa è una causa secondo Franco Baresi? Ma sicuramente una volta si andava più aperto, più adesso i ragazzi, a parte le academy, bisogna tornare all'oratorio di una volta, si frequentano magari meno, perché i ragazzi hanno la play, si siedono davanti al televisore, e purtroppo è il mondo che cambia, e dobbiamo essere bravi noi nelle strutture, nel coinvolgere i giovani, i bambini. Vittoria dello scudetto dopo 11 anni, tanta roba, no? Beh, sono qua a Pescara anche per festeggiare il nostro scudetto, una grande annata, e c'è un grande entusiasmo da parte dei nostri tifosi, che sono sempre stati eccezionali con la loro passione, quindi ho occasione di incontrare stasera tanta gente, e credo che il Milan abbia meritato, facendo un bellissimo calcio, a una squadra che adesso siamo convinti di essere competitivi in Italia, ma vogliamo esserlo anche in Europa. A parte Pioli, Maldini, un altro artefice, no, Ricky Massara, col Pescara, ed è legatissimo ai colori bianchi e azzurri. Vabbè, sì, lo conosco e l'ho conosciuto, è un grande,
bravissimo ragazzo, è un professionista, è veramente ha dato anche lui il suo grande contributo con Paolo e credo che il Milan sia sulla buona strada, insomma, puntando su giovani di talento, su giovani di qualità e con giocatori esperti. Credo che abbiamo un bel mix per guardare il futuro positivamente. Non c'è più la figura del libero, c'è il difensore centrale, è tutto un po' più schematizzato. Io sì, ho fatto uno e l'altro, le azioni partono da dietro e credo che siano coinvolti. Non bisogna mai dimenticare che bisogna anche difendere ogni tanto. E quindi, no, ma credo che l'evoluzione, uno si deve adeguare, credo che ci siano dei buoni difensori sempre. Grazie. Grazie a voi.